Da Natale alla Befana con il mercante in Chiara. Ciao Alessio, Ciao benvenuto Vale. in questa puntata dove ti racconterò la storia del mercante in Chiara. La conosci? Un pochino sì, visto che l'abbiamo seguita in questo periodo. Tra noi, tra Andrea Comunicazione, ormai sono 2 anni che abbiamo lavorato insieme alla nuova edizione di questo gioco, di queste carte dedicate al dialetto chianino, no? Quindi oggi lo presentiamo. Oggi lo ripresentiamo in una veste un po' diversa dal solito, perché siamo abituati, no? In questi 2 anni lo abbiamo presentato facendo degli eventi pubblici, giocando in diretta con le persone che ci venivano a trovare. Mi ricordo che l'anno scorso, proprio in questi giorni, eravamo a Lucignano, alla festa delle tradizioni di Lucignano, e mi ricordo che abbiamo giocato in piazza con i bambini, che erano veramente... È stata veramente un'esperienza bellissima. Quest'anno però il periodo che stiamo vivendo ci impone anche di rivedere i nostri modi di socializzare, no? E quindi quest'anno, in questo anno particolare, come si potrà giocare al mercante in Chiana? Perché ovviamente sappiamo che le cene, le rimpatriate non le possiamo fare. Massimo di persone presenti nelle nostre cene possono essere dai 4 ai 6, non di più. E quindi quest'anno che anno sarà col mercante in Chiana? Proveremo a giocare lo stesso in famiglia o comunque online, però anche se saremo in pochi, proveremo a giocare tra di noi. È un modo comunque per stare insieme, per passare delle feste di Natale con un po' di allegria, dai. Ma sì, dai. Alla fine magari potremmo anche giocare in diretta con qualche programma, Zoom, Meet, si prestano bene, no, a giocare. Chissà, magari la gente potrebbe sperimentare anche con questo nuovo metodo. Ma come hai ricordato te, il mercante in Chiana è realizzato insieme ad Andrea Comunicazione e con Andrea Picciafuochi, il disegnatore delle carte del mercante in Chiana, che diamo il benvenuto. Buonasera, Eccolo buonasera a qua. tutti, salve, ben trovati. Salve Ciao a Andrea, tutti. presentiamo Ciao, questo ciao Vale. mercante in Chiana in maniera diversa dal solito, no? Come ho detto nell'introduzione. Anche tu Sì. eri presente l'anno scorso a Lucignano quando abbiamo giocato con tutti i bambini e quest'anno invece cercheremo di giocare in maniera diversa. Sì. Sì, diciamo che è una maniera diversa che purtroppo ci rende un po' distanti, però vediamo un po'. Siamo ottimisti e vediamo che con questo mercante in Chiana, magari se qualcuno vuole fare qualche regalo, come idea regalo per giocare anche online. Vado a preparare Diciamo la scatola intanto. sì, perché te Bana, ti chiamo Bana oggi, non direttore, dai, siamo più Sì, ma friendly oggi. giustamente. Perché tu ci farai, posso svelarlo, Sì, è quello che andiamo a fare oggi. l'unboxing del mercante in Chiana. Attenzione, Vado a sarà nostro preparare. testimonial d'eccezione Alessio Banini. Allora, Andrea, mentre Sì. Alessio prepara questa sorpresa per i nostri social spettatori, ripercorriamo un po' la storia del mercante in Chiana. Gold Sì. Edition, terza edizione per la verità, terza edizione. Perché la storia del mercante Chiaro, certo. in Chiana è iniziata circa 12 anni fa, no? Nel 2018, quando abbiamo rimesso sul mercato la terza edizione, aveva già 10 anni. Perché la prima edizione è stata fatta, l'hai elaborata tu insieme ad Andrea Torzoni e ad Andrea Giardi di Andrea Comunicazione. Sì. Ripercorriamo un po' questa idea, come è nata questa idea del mercante in Chiana? Beh, prima di tutto il grande amore della nostra zona e del nostro linguaggio. Tutte e due con Andrea Torzoni e anche Andrea Giardi abbiamo assottigliato questa cultura, questa nostra cultura del parlare. Io personalmente faccio sempre e tuttora lo faccio una raccolta di parole. Parlando anche con le persone più anziane, prestamente mi metto giù e segno tutte le parole. Quindi, parlando insieme, c'era questa idea di mettere le parole
con il disegno, e quindi nacque così, spontaneamente. Iniziamo una sera a parlare, ma perché non si fa, sarebbe bellino fare il disegno, ma perché non si fa le carte? Carte collezionabili e carte da gioco, praticamente, perché ricordiamolo, anche queste sarebbero carte da collezione, perché tra la prima, la seconda e la terza edizione sono tutte carte nuove con vocaboli nuovi, insomma. E quindi è così, ecco, la prima edizione che è andata a ruba il primo anno che avete lanciato questa grande novità, no? Sì. A volte quando noi presentiamo la terza edizione ci chiedono, molte persone ci chiedono, ma la prima è possibile trovarla? Purtroppo la prima non si può più trovare, perché più che altro perché Andrea dovresti rilavorare su quei disegni, insomma, e quindi sì, è un pochettino più particolare. Nel giro di 2 anni poi avete fatto la seconda edizione, quella invece è ancora in commercio. Altre carte, altre parole, altro successo. Certo, quindi sarebbero 40 più 40 più 40 vocaboli. Quindi sarebbero è un bel patrimonio. Chi ha in casa la prima edizione, cioè quella con la scatola verde, la tenga stretta, perché è una cosa abbastanza rara, ecco. È vero. Ecco, da qui il collezionismo, la carta da collezione, ecco, quindi tenetela bene stretta, insomma. E dopo 10 anni poi è arrivata la Valdichiana. Certo. E proprio perché c'era questo un po', questa ricerca di parole, no? La ricerca di parole, la ricerca di associare le parole del dialetto chianino ai disegni. Abbiamo ricontattato, rimesso insieme la squadra degli Andrei e abbiamo rielaborato con l'aiuto del pubblico la terza edizione, la Gold Edition. Perché Gold? Perché appunto arrivava dopo 10 anni dalla prima edizione. Ecco che qua Alessio ci sta facendo vedere la scatola bella impacchettata della Gold Edition. Che effetto ti ha fatto, Andrea, rielaborare il Mercante in Chiana? Che ricordiamo che i disegni però questa volta sono stati scelti dai lettori della Val di Chiana. Noi durante i mesi estivi abbiamo fatto proprio un contest per conoscere, per sapere quali erano i disegni che avrebbero voluto vedere nella nuova edizione, e quindi sono stati scelti i disegni sono stati scelti in questo modo. Cosa hai provato quando Andrea Comunicazione ti è venuto a chiedere, insomma, ti sono venuti a chiedere di rifare la terza edizione? Beh, mi si è aperto subito il cuore. Io sono un amante della nostra zona e della nostra lingua da sempre, quindi con piacere mi sono riprestato a questo gioco, perché per me disegnare è un gioco. Quando poi si trova dei compagni di viaggio che riescono a capirti, insomma, ancora meglio. Quindi abbiamo fatto anche con voi, insomma, abbiamo fatto una bella squadra, abbiamo fatto secondo me un bel lavoro, più con l'aiuto, come dicevi tu, Valentina, delle persone che ci hanno segnalato, ci hanno consigliato le parole, e su quelle ho fatto addirittura, insomma, i disegni che poi vedremo, insomma. Oh, e a questo punto allora andiamo a vederli questi disegni con Alessio Banini, che ci farà l'unboxing. Vai, Bana, la scena è tutta tua. Vai, voi commentate. Vai. Commentiamo. Adesso c'è il momento più... Del cellophane. Del cellophane, la spellicolatura. La spellicolatura, eccola qua. Dobbiamo dire molto più elegante. Abbiamo scelto... Oro lucido. Packaging molto più elegante, che in qualche modo potesse anche raccontare, no, la storia di questo prodotto. Ed eccolo qua. Oh, creiamo un po' di suspense. Oh, ecco qua, questa carta è spuntata fuori, eccola qua. Questa è la cartona dove appunto ci sono un po' le regole del gioco, no? Istruzioni, le varianti. Giusto. Che sono ottime magari per giocare anche sotto queste feste, se qualcuno ormai conosce già il gioco, però sono carine come idee. Certo.
Sì, diamo anche un po' di spunti per come giocare anche in questo Natale un po' diverso, no? Ed Sì, eccoli certo. qua i nostri due mazzi, uno marrone e l'altro bianco. Marrone, proprio sono stati scelti, anche qui c'è stato un po' un forum, no? Per scegliere quelli, però l'abbiamo fatto interno nostro il forum, per scegliere i due colori che raccontassero sia il nostro territorio ma anche la storia del prodotto. Ma andiamo a svelare i disegni, eccolo qua. Che cosa ci fai vedere, Vana, per la Quale prima volete? volta? Quale volete? Il mazzo bianco? Noi Mazzo vogliamo bianco, dai. il mazzo Mazzo bianco, bianco. vedi? Sì, Vedi? va Vedi? bene. Vedi? Allora, questo lo metto qua, poi lo guardiamo dopo. Tanto sono due mazzi identici, come Certo. sapete. Però possiamo andare a vedere le carte. Ora qui le vediamo tutte e ve le svelo mano in mano, dai. Certo, dai, Va bene. a sorpresa, Vai. che cosa ci fai vedere? I I lenzuoli. lenzuoli. beh, qui i lenzuoli normalmente in italiano sarebbe le lenzuola, ma il chianino non puoi dire le lenzuola, sono i lenzuoli. E qui si può raffigurare, si vede una signora, una ragazza, una donna, chiaramente che sa addoppiare i lenzuoli, mentre l'omino in fondo, arrabbiato, non sa assolutamente addoppiare il lenzuolo, come la maggior parte di noi, i maschietti, non sappiamo addoppiare i lenzuoli. Andiamo avanti. I I chiocchi. chiocchi. Beh, questo era un... Oh, spieghiamo questo che sono i è un chiocchi. metodo di insegnamento che sicuramente ancora Non oggi proprio funziona. la Montessori, Metodo di no. insegnamento, proprio vorrei notare, metodo di Metodo di insegnamento. insegnamento. Sì, un metodo di imprinting Come li sugli possiamo infanti, ecco. tradurre? Gli sculaccioni, possiamo Sì, tradurli così. gli sculaccioni, sì. Qui chiaramente si vede una massaia che il bambino ha fatto un danno, ha fatto cadere le uova e chiaramente c'è la punizione, è questa qua. Ovvio, ovviamente. Poi l'altra parola. Oh, Allora, la questa parola è qui, disquincio. in questa carta c'è una storia particolare dietro, Sì, vero? qui c'è un riferimento, diciamo, personale. La mia zia materna faceva la sarta in casa. E in quegli anni lì, parliamo del dopoguerra, anni 50, 60, 70, parecchie donne facevano questo lavoro in casa proprio per avere... insomma, un'indipendenza economica. E qui ecco, c'è raffigurato un po' tutti i vari oggetti casalinghi di quella professione della signora che sta tagliando di squincio questo pezzo di stoffa. Ecco, sono anche molto belle da vedere queste carte, non Sì, solo diciamo, c'è un po' per di il gioco. particolari se uno ha voglia Sì. di guardarli, insomma, ecco. Poi, Bana che ci fa vedere, a trainoni. A Ecco, trainoni, beh, qui questa anche qui c'è. carta so che ti ha dato, è quella che ti ha dato un pochettino più di problemi, Sì, perché perché. ovviamente ci sono tanti particolari qua. Certo, chiaramente a trainoni significa sparpagliare degli oggetti in qualsiasi direzione. In questo caso, questi due bambini hanno sparpagliato i giocattoli nella propria camerina con l'arrabbiatura della mamma. E qui c'è dei riferimenti sempre alla mia infanzia, perché insomma io gli anni 60, 70, 80, ecco, ci sono dei giocattoli che magari oggi non esistono più, la macchinina, cioè esistono sempre, però ecco, in questo stile il robottino quadrato, sono tutti sparpagliati e sono tutti a trainoni nella camerina. Poi che cosa E abbiamo? La qui c'è cannella. la cannella, questo è il rubinetto. Il rubinetto, chiaramente oggi ci sono i miscelatori, ma all'epoca, a memoria mia, c'era solo la cannella della nonna con il freddo, il freddo e il caldo, la F e la C. In questo caso c'è una cannella tipica proprio da cucina di altre ere, di altre epoche. Eh sì, veramente. Cucina anni 70-80, dai, Eh sì, anche siamo lì. 60, anche Anche 60. 60. Poi che cosa abbiamo? Ecco qua. L'acqua Questa, turbola. ecco, se ben ricordo, questa era una frase che ci era stata consigliata da un Sì, nostro. vero.
Questa è stata molto richiesta proprio da uno dei nostri lettori, proprio esplicitamente, poi ovviamente ha ricevuto molti consensi e quindi ce l'abbiamo messa, insomma, tra le parole canine. È l'acqua turbola, è l'acqua sporca, insomma, qui si vede uno stagno dove gli animali, la povera ranocchia, il povero pesce stanno boccheando perché l'acqua è mezza inquinata, non si sa, e l'omino infatti si tappa il naso perché c'è un forte odore di acqua marcia, di acqua turbola, appunto. Andiamo avanti. Un'altra. Quindi chi con orgoglio ho rappresentato. Orgoglio, bravo! Il che nostro prodotto tipico, certo, uno dei nostri prodotti. Da pochi anni è diventato, è diventato un DOP. Una DOP quasi. E ti posso dire che l'Aglione, grazie appunto all'associazione di tutela dell'Aglione della Vallicana, è un prodotto molto richiesto in questo periodo e insomma che stimola molta curiosità anche in cucina, perché oltre ai pisci all'Aglione i modi per impiegarlo erano pochi, ma noi grazie alla Val di Chiana stiamo cercando ricette particolari, gustose, perché veramente dalle nostre ricerche l'aglione si può utilizzare, può essere versatilissimo in cucina, e quindi questo è un po' un inno all'aglione, no? Vai Alessio, svelaci, poi che ci sveli la commedia. La commenda, insomma, oggi si chiamano case di riposo per gli anziani, insomma, qui è raffigurato. Invece la commenda all'epoca veniva chiamata, o da noi viene chiamata la commenda, dove c'è, diciamo, le persone anziane, all'epoca servite dalle suore, infatti c'è una suora con le maniche tirate su, una bella suora combattiva che aiuta con le persone anziane. Andiamo avanti. Qui c'è un riferimento alla nostra cucina, diciamo, le pulezze. Le pulezze, io penso sia proprio tipico, la frase proprio tipica nostra, che a quanto so, insomma, le pulezze dovrebbero essere le scime di rapa. Le scime di rapa, le scime di rapa. Dovrebbero essere qualcosa del genere. Sì. Ormai noi siamo talmente tanto abituati a chiamarle le pulezze. Le pulezze, insomma. E chiaramente qui è raffigurato un omino che se le gusta, e se potete notare, tra i denti c'è la pulezza, rimane sempre... La verdura cotta che rimane sempre tra un dente e un altro, e quindi è facilmente intuibile se una persona l'ha mangiata, se non si è pulito i denti, è come questo omino che è pieno di pulezze fra i denti. E rimanendo in tema di cose da mangiare, ci sono molti riferimenti, infatti, alla nostra cucina. Possiamo dire anche un'edizione culinaria, perché veramente... Ma bello è che sono stati scelti dai nostri lettori queste parole, quindi... Esatto. Quindi è bello anche per questo, no? Perché comunque il Mercante in Chiana cerca anche di promuovere il nostro territorio, oltre che dal punto di vista culinario, oltre che dal punto di vista della lingua, del dialetto. Certo, quindi qui Ciambellini è un ricordo, penso, di tutti. Nel periodo della Pasqua, la nonna o le zie o la mamma che faceva, o perlomeno la mia memoria è questa, la classica teglia di ciambellini, e i ragazzi che volevano mangiare, ma no, perché gli dà uno schiaffo sulla mano, no, perché è la vigilia di Pasqua, fino a Pasqua non si mangia il ciambellino. È vero. Esatto. Che ovviamente a Pasqua neanche ci arrivano ciambellini, tanto che si inizia prima. Ancora cucina. Beh, pillottare, qui si vede una massaia intenta a pillottare, cioè per mettere sulla nana, diciamo, prima di cuocerla e metterla in forno, poi pillottare, cioè mettere piccole parti di spezie, rosmarino, salvia, ecco, pillottare con queste spezie per poi metterla in forno. E quindi pillottare la nana.
Guardiamo altro, ovviamente non le facciamo vedere tutte le carte, se no roviniamo la sorpresa. Allora, però io vorrei chiedere un altro po' le guardiamo. Ad Andrea, sì? Se c'è stata una carta particolare, cioè una carta che ti è piaciuta in maniera particolare, ti sei sentito particolarmente ispirato nel disegnare la carta? Beh, una ci sono tanti, ma insomma, ecco, una che mi viene in mente è l'appoioso, il cittino appoioso. L'appoioso, non so se... Bana, lo devi cercare, la devo trovare. Se riesci a cercarla. Io ho messo alla prova ora. Beh, l'appoioso... Ecco, no, ecco, l'appoioso per me è... L'appoioso sarebbe... Chi non ha mai avuto un amico o un'amica appoiosa, appoioso, ecco. In questo caso c'è il bambino che vuole salire in casa, mentre l'altro bambino lo abbraccia. No, stai con me, ancora giochiamo un altro po'. Ecco, questo è l'amico appoioso. L'amico che non te lo spiccichi di dosso perché ti vuole bene in fondo. Questo secondo me è stata una delle molto carina. Sì, sì, sì. Molto bellina. E invece a te, Bana, quale piace in particolare? Allora, ve la faccio vedere subito perché è una delle mie preferite, ecco. E probabilmente è una dei punti di forza di tutta la collezione. Eccolo, sì. Me lo immaginavo che tiravi fuori questa. La mia preferita è questa, dai, è troppo bella. L'ovo boglio, sì, fa parte della frase boglio, l'ovo boglio fa parte di noi. È l'uovo marcio che manda un odore fortissimo, qui si vede infatti il contadino che con un guanto tenta di prenderlo per poi buttarlo via, perché se no imbogliolisce tutte le altre uova. Esatto. Tu, Vale, invece? Ah, la mia preferita perché un po' mi descrive, cioè mi sento io in quella carta, è la cingomma. Ah. È la cingomma, ma non tanto perché sì, ovviamente io da piccola mangiavo tante cingomme. Tante, questa è una giovane Valentina, tante. Guardate. Ma perché c'è un particolare, più di uno, ovvero il cerotto sulle ginocchia. Quello era il mio tratto distintivo quando ero piccola. Eccola, e poi un pochino, ma somiglia, ora non ho le trecce, ma insomma, certo. Insomma un po' ci sta. Sì, e poi questa... la parola cingomma chiaramente deriva dalla parola inglese, no? Chewing gum, è proprio chewing una deformazione, gum, sì. Chewing gum, cingomma, è proprio una deformazione che è venuta naturale proprio. L'abbiamo chianinizzata, no, questa parola, esatto. Di solito si chiama italianizzata, inglesizzata, noi no, l'abbiamo proprio chianinizzata questa parola. Sì. Ne abbiamo qualcun'altra di carta da far vedere, vediamo, sì. Vediamo se lo tiriamo fuori. Anche... Ecco, bravo, vediamo che tiri fuori. Ta-da. Oh. Ah, qui sì, ci sì. Sono i due opposti, abbiamo il secco stronito e il bello cadollo, sono finiti nella stessa edizione, eccolo qua, bellissime anche queste foto. Beh, queste, bello, bello cadollo chiaramente si intende, ma anche se costronito si intende benissimo. Il bello cadollo, e qui si viene raffigurato davanti a un bar con dei ragazzotti giovani che gli danno pacche sulle spalle, perché il bello cadollo viene ad abbracciarlo, è simpatico. Sì. Il secco stronito fa impressione perché è veramente secco, che il dottore non sa che cura poter dare a questa persona magrissima proprio. Questo sicuramente è riformato, al tempo quando c'era la leva militare, questo era riformato, sicuro non poteva fare il militare. Andrea, ti sei anche molto divertito nel sì. Disegnare queste foto. Assolutamente, questo come ho detto prima, per me è un gioco, disegnare è un gioco, poi elaborare queste parole, prima parlando con gli amici, con Andrea, e poi rimetterla a schizzare con un lapis, per me è veramente una cosa bella, insomma, mi diverto tanto. Abbiamo le ultime 5 da far vedere. Ultime 5 da far vedere. Chi offre di più? Come il mercante in chiana. Esatto, come un'asta. Oh, qui abbiamo il boticone. Allora, adesso il Panini quando si arrabbia con il resto della no, redazione. Beh, il Boticone è una persona che vuole mettere bocca su tutto, non gli va bene niente, infatti qui si rappresenta con l'indice in alto, come dire no, questo non va bene, mentre la donnina a sinistra sbuffa e se ne va, e lo metto
A destra fa un gesto che noi in Val di Chiana conosciamo benissimo, insomma, diciamo che è molto scocciato. Molto, ecco. Molto, ecco, beh, molto scocciato, traduciamolo molto scocciato. Così. Poi che abbiamo? Anche qui un altro riferimento culinario, l'orcellino, che sarebbe la parte finale del pane. Varianti ci sono tante, l'orluzzo, l'orcello, tante, insomma. Questa è la più è la carta con più varianti, no? Perché magari sì, da qualche parte l'orcello, l'orcellino, l'orluzzo, insomma, sì. Questa è stata molto dibattuta, sì, come carta e come termine. Certo. Però vorrei far notare la massaia con i bigodini in testa. Sì, la massaia con i bigodini e poi io, memoria di bambino, vedere la nonna o le mamme un po' in carne mettere questo pezzo di pane in mezzo al seno che non scappava e poi con la coltellina del pane tagliare questo pane. Sì. Per me è stato un gesto che, insomma, ci siamo cresciuti un po' tutti con questo gesto. È vero, sì. Le ultime tre, come al mercante. Vediamo un po'. Terzo premio. Lo spertume, gli spertumi. Beh, anche questo è una nostra parola, perché se andate a fare una passeggiata giù in Chiane, da qualsiasi parte, è facile trovarsi in mezzo a spertumi, cioè non trovare una casa, non trovare una persona. E in questo caso, questo metto con la vanga, si ferma un attimo e pensa e si rende conto che è in mezzo a uno spertume, è in uno spazio vastissimo senza neanche una persona. È un momento di riflessione, diciamo che questo è un contadino un po' sta riflettendo, ecco, la sua vita si ferma lì un attimo e riflette. Contemplativo, ecco. Contemplativa è questa carta, vero? Le ultime due, vediamo un po'. Siamo sempre in mezzo al campo, però con una delle carte mie preferite. L'allopiato. Per allopiato vuol dire stanco, assolutamente stordito. In questo caso è stordito questo metto dalle parole della moglie, della compagna, che non si ferma, ritornano da una giornata di lavoro nei campi e lei non si ferma, continua a parlare e lui è allopiato dalle parole. È stanchissimo, sia del lavoro fisico ma anche di lei che continua a parlare. Soprattutto di lei che continua a parlare, secondo me. Sì. Finiamo con quella più a tema, dai. Che bello. La borraccina. Borraccina, chiaramente il muschio, ma viene chiamato anche carpia, viene chiamato in vari modi, ma la borraccina che adesso è vietatissimo, non si può fare, non andate nei boschi perché vi fanno delle multe paurose, però una volta si andava prima di Natale con la mamma, con le zie, con la nonna, a prendere questa borraccina per poi fare il presepe vero e proprio con questa erbina che emanava questo odore in casa un po' di bosco. È vero, sì. E anche questa è una memoria mia di bambino, insomma. Dava molto più idea di Natale, dai, dobbiamo dire. Sì. Era proprio una cosa fisica, uscivi per raccogliere questa borraccina e metterla in casa, sì, una cosa molto bella. Va bene, dai, ne abbiamo fatto vedere la metà. Sì, appunto, non le facciamo, non le sveliamo tutte, perché ovviamente dovete acquistare il mercante in Chiana per giocare a Natale, un Natale diverso, ma comunque un Natale sempre in famiglia, dove si presta bene ai giochi di Natale, insomma. È un'idea regalo importante, insomma, regalatelo. Sì, assolutamente. Allora, mentre Alessio rimette a posto la scatola e gira la telecamera per tornare a essere dei nostri, faccio un'altra domanda ad Andrea. Ovviamente sono tre edizioni, ma c'è stato qualcuno che ha chiesto: ma ne farete ancora un'altra, ovvero quattro edizioni? Le parole ce ne sono ancora tante. Sì. Cosa
ne pensi di una quarta edizione, una platinum, potremmo chiamarla così, no? io sono qua, io non ho assolutamente problemi. Io personalmente, come dicevo prima, continuo a fare ricerca, continuo a fare annotarmi le parole, perché mi rendo conto che sono tantissime e se insomma, se chi ci ascolta si riesce a fare un come me, insomma, raccogliere, che altro parlare con le persone anziane, perché quelle sono le vere culturicultori, i veri cultrici di quelle parole lì, che purtroppo mi sto rendendo conto che le nuove generazioni non usano tanto. È vero. Io penso che sarebbe una bella cosa, ecco, riuscire a riraccogliere e rifare una quarta edizione, perché no? Io sono qua, sono pronto. Ruoto, appunto, le matite. Oh, perfettissimo, è quello che si voleva sentire. C'è già una parola che vorresti vedere nella quarta edizione? Che non hai fatto fino ad oggi, perché oddio, qualcuno ci sta chiedendo anche di fare un mix tra i mazzi. È un po' spaesato perché le parole sono veramente tante, però ce n'era qualcuna che me la annotai l'altro giorno, che però non mi viene in mente, ora non mi viene veramente in mente. Allora, ma ci sono ti aiuto io. Alessio, eccolo. Ti aiuto io, perché basta andare nel sito della Val di Chiana, nella sezione dedicata al dialetto chianino, e puoi trovare tutte le parole che vuoi. E quindi possiamo già iniziare a lavorare magari in una nuova edizione. Te le diamo noi, ti diamo noi del lavoro da fare, Andrea. Sono veramente tante, ma si potrebbe fare anche una quinta edizione, di sicuro. Finché tu non ci abbandoni, veramente, perché noi ovviamente a disegni non ci siamo messi benissimo, però a proporti le parole sì, quello ci riesce molto bene. Io sono qua, sono a disposizione. Io volevo fare un'altra domanda, una domanda ad Alessio, no? Questo gioco, come ho detto, cerca anche di tramandare le nostre origini, e quello che abbiamo voluto fare noi della Val di Chiana con Andrea Comunicazione e con Andrea Picciafuochi è quello di appunto tramandare le nostre origini giocando. Come è importante, quanto è importante questo modo di tramandare la nostra cultura attraverso il gioco? No, assolutamente è una modalità fondamentale, perché il gioco è quello che ci consente, per così dire, un maggior coinvolgimento, quindi avere delle carte, poter trovare delle modalità per fare dei giochi in famiglia. Innanzitutto è un processo che permette di mettere insieme, se vogliamo, più generazioni, quindi non solo i giovani da una parte, gli anziani da un'altra. L'idea stessa di giocare in famiglia è quella di stare insieme non solo in famiglia ma anche tra più generazioni. Quindi, come diceva giustamente prima Andrea, una volta che i nostri nonni, i nostri bisnonni saranno purtroppo spariti, e quindi porteranno con loro tutti i modi di dire vecchi, i modelli culturali antichi, o comunque il ricordo personale della vita contadina, abbiamo bisogno degli strumenti che ci possano aiutare nella memoria, quindi non solo le ricerche, documenti storici, ma anche accompagnare dei giochi o qualcosa di interessante, di curioso, di intrattenimento, ci può permettere di ricordare com'era la vita dei nostri nonni o comunque delle nostre campagne in Val di Chiana. Certo, è importante secondo me. E comunque sono abbastanza contento, nel senso che rispetto a qualche anno fa, 10-20 anni fa, quando ero più giovane io, c'era quasi una vergogna appartenere alle province. Io ho studiato a Siena da ragazzo, come si riparlava tempo fa, e ecco, c'era un po' di vergogna, veniva dalla provincia, dalla campagna. Oggi invece c'è una riscoperta, perché in città non è che si campa poi tanto bene. Io ho degli amici che vivono a Siena, che vivono a Arezzo, e Siena e Arezzo sono piccole città. Invece apprezzano ora molto i piccoli centri come i nostri, le campagne, vivere, e quando vengono qua ci dicono: voi siete fortunati a vivere qui. E questa è una specie di rivincita, perché
chi veniva dalla campagna era un po' e lavorava o studiava in città era un pochino considerato poco, invece era una piccola rivincita anche noi. E c'è anche una nuova, diciamo, concezione, ma quanto riesco a vedere, ecco, un piccolo passo in avanti rispetto alla conservazione di queste cose si è fatto rispetto a qualche anno fa. Di questo ne sono contento, insomma. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E poi alla fine la Val di Chiana c'è anche per questo, no? Raccontare il territorio per tramandarlo alle giovani generazioni. E devo dire che la nostra rubrica delle parole chianine è molto molto seguita e molto famosa tra il pubblico giovanile, quello dobbiamo ammetterlo. Bene, sì. Bene, sono contento. Allora, Alessio, Ale, Bana per gli amici. Mercato in Chiana lo potete trovare sul nostro shop online, sullo shop della Val di Chiana e sui rivenditori. La lista dei rivenditori è sempre nella nostra pagina, nel nostro magazine La Val di Chiana. Potete chiamare il rivenditore e ovviamente quest'anno sarà un pochettino più difficile, ma una volta ordinato al rivenditore glielo porteremo o comunque glielo faremo recapitare, quindi non vi preoccupate che anche con varie difficoltà riuscirete comunque ad avere la vostra copia di Mercante in Chiana, insomma. Esatto, e direttamente anche a Andrea Comunicazione a Siena Lunga, che sì, non finiremo mai di ricordare e di ringraziare, perché comunque sono i principali ideatori e produttori del gioco, comunque, insomma, della collezione di carte. Certo. Assolutamente sì. Allora, io a questo punto direi di andare a giocare. Sì. Direi di andare a giocare. Chi non ha il Mercante in Chiana, abbiatelo. Non ve lo fate scappare. E io ringrazio Andrea per la sua presenza. Ringrazio voi. Lo so che negli altri anni a quest'ora eravamo in giro a giocare in diretta, ma non mancheremo di giocare anche quest'anno nel nostro piccolo, insomma. Grazie, dai, Andrea, di essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie. E Ale, chiudiamo, salutiamo, comprate il Mercante in Chiana, perché ricordalo te che da Natale alla Befana con il Mercante in Chiana, quindi ne approfittiamo per fare auguri di buone feste a tutti e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Auguri a tutti, buon Natale.